Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Polo is on fire. Oggi, tanto per cambiare, un tempo da lupi, una pioggia incessante, metafora, come dico sempre, del periodo di grigiore, di torpore, di apatia di noi rossoneri, che siamo tutti in attesa di sapere qualcosa, che spariamo mille nomi ma in realtà non ce n'è uno che davvero ci convince e neanche uno su cui sembra essere più indirizzati, a parte Fonseca, che facciamo finta solo che sia così buttato lì, ma che poi non sia davvero realtà, che sia un po' un incubo. Oggi non sto andando, non sono in Ticino, oggi sto andando a Milano in realtà, per un evento che devo seguire, quindi sono ancora più vicino al cuore dove le decisioni vengono prese, a casa Milan. Ecco. Detto questo, ragazzi, prima di iniziare vi ricordo, se non siete ancora iscritti, fatelo quel click che per me vuol dire molto, un gran supporto che ovviamente potete darmi e che per me è molto importante. Scusate, stavo pastrugnando col navigatore. Detto questo, allora, un po' di discorsi da fare, da riorganizzare, eccetera, eccetera, eccetera. Poi tra l'altro magari facciamo anche un video sulla vicenda Inter, Oaktree, Zang, robe varie, che io non ho mai voluto entrare nel merito, ma siccome qualche commento mi arriva su questo discorso vorrei fare chiarezza su come la vedo io e dare così la mia lettura. Poi, ma sarà un altro video, ne parleremo in un altro momento, siamo qui per un altro motivo, siamo qui per parlare sempre del nostro Milan oggi. In primis il discorso allenatore. Allora, io ieri ho fatto un video su De Zerbi, perché la notizia un po' del giorno era quella, nel senso che sembrerebbe esserci appunto stato questo contatto. Poi in realtà c'è chi l'ha smentito, ho visto Vitiello che ha smentito in realtà categoricamente da fonti anche vicini al Milan che questo contatto sia avvenuto realmente. C'è chi invece dice che da altre fonti meno ufficiali e tutto, però ha saputo che invece qualcosa ci sia stato. Insomma, è difficile capire se davvero le fonti sono più o meno affidabili. Quello che dico io è, se hai un De Zerbi che ti si rende disponibile perché appunto non devi più pagare la clausola ed è comunque un allenatore che anche a livello di sentiment sposa un po' di più quello che è il pensiero dei tifosi, che diciamo piacerebbe un po' di più fondamentalmente alla maggior parte del tifo rossonero, insomma, neanche sondare la possibilità di portarlo al Milan a me sembra una fesseria, nel senso che poi posso capire che non vuoi Conte per una serie di motivi che possono svariare da quelli più economici a quelli magari della personalità scomoda e tutto quello che vogliamo, però non valutare nemmeno un De Zerbi diventerebbe perlomeno, voglio dire, curioso, perché o questi sono venuti qua per fare tutto quello che ci fa incazzare, oppure ogni tanto magari la voce anche dei tifosi e del volere dei tifosi la ascolteranno alla lontana. Poi c'è comunque un altro partito, quelli che dicono: pensate un po', siamo arrivati ad esultare per il possibile arrivo di De Zerbi, la macchina del fango esercitata proponendoci nomi indicibili alla Fonseca, alla Lopetegui e chi più ne ha più ne metta, ci ha portato quasi ad esultare perché sentiamo dire De Zerbi, che è uno che poi di base non ha mai vinto nulla e che non ha neanche mai allenato, bisogna dirlo, delle squadre poi così importanti a livello di rosa. Allora, quello che dico io è, prima di tutto c'è appunto il discorso che si dice tanto quest'anno ha floppato, sì, ok, ma aveva il Brighton, cioè chi è che si aspetta che il Brighton, voglio dire, arrivi tra le prime posizioni di Premier? Penso nessuno. Cioè, l'anno scorso lui aveva fatto un mezzo miracolo, che è il motivo per cui poi si è preso tanti applausi e tanta critica positiva. Quest'anno non è riuscito a ripeterlo con una squadra che non era più la stessa. Oltretutto ha deciso di mollare, aveva già deciso di rifiutare un rinnovo a dicembre, proprio perché l'idea di calcio e i giocatori che comunque gli avevano messo a disposizione non erano funzionali alla sua idea di calcio. Quindi già comunque il suo caratterino ce l'ha, e questa cosa non so quanto poi possa appunto piacere dalle parti di casa Milan, quindi anche questo è un po' il grosso tema, perché a noi quelli con la personalità non piacciono, ripeto, noi abbiamo bisogno degli automi, sia nella parte dei giocatori che per la dirigenza, per gli allenatori. Noi, se c'è uno che alza troppo la voce, non va bene, lo mandiamo via. Personalità la lasciamo dall'altra parte del naviglio. Vabbè,
Detto questo, quello che io mi chiedo è, ragazzi, ok, io non so, sono il primo che non è che esulta per De Zerbi. De Zerbi è uno che ha tutto da dimostrare, che però perlomeno mi dà l'idea di avere, come dire, un'idea chiara di calcio in testa e di essere riuscito comunque a fare vedere la sua mano comunque lui sia stato, perché la sua idea di calcio lui comunque la esprime, che sia un'idea giusta, sbagliata, forse troppo offensiva, non lo so, a parte che comunque uno può aggiornarsi, migliorarsi in corsa, sistemare anche la fase difensiva, è un allenatore giovane, quindi fortunatamente può ancora crescere, magari a differenza di altri che ormai sono quella roba lì e difficilmente cambieranno poi tanto, no? Però mi viene anche da chiedermi, ok, ma alla fine per voi qual è il nome che vi scalda? Cioè, nel senso che togliamo Conte, che abbiamo capito che insomma ci si è messo praticamente in braccio, cioè si è messo in braccio a Furlani, ha detto comprami, prendimi, e Furlani non lo vuole, no? Cioè perlomeno, meno che ci siano appunto stravolgimenti dell'ultimo secondo, sembrerebbe che non ci sia alcun tipo di possibilità, arrivano smentite su smentite, poi ripeto, magari lo fanno solo per fare poi il colpo a sorpresa dopo, ben venga, però al momento non risulta, non sembrerebbe, cioè si parla molto di più di Fonseca, quindi dico, a questo punto qui, qual è il nome che a voi scalda? Perché tra una roba e l'altra, io se non altro dico che okay, De Zerbi non avrà ancora dimostrato granché, però è milanista, ha un passato al Milan, è comunque un allenatore giovane, quindi cioè, il Milan non è nuovo anche a valorizzare degli allenatori che prima non avevano vinto nulla o che comunque non erano così conosciuti o così apprezzati. Lui anche dalla sua in realtà tanti elogi, ha allenato in Premier che è comunque a detta di tutti il campionato più bello e difficile, cioè nel senso ha comunque qualcosina che incuriosisce nel suo profilo. Poi lo so anche io che ci sono le controindicazioni, il discorso del gioco offensivo, anche se anche qui c'è da fare una grossa parentesi, è vero che ha subito e subisce tanti gol, è anche vero che è comunque ha giocato in un campionato dove si segna di più mediamente, perché le partite sono più aperte, sono più sbilanciate, c'è meno cura della fase difensiva e quindi probabilmente anche lui si è adattato. Poi certo non sarà la sua prerogativa la fase difensiva, però comunque c'è anche da dire che confrontare i gol subiti tra un campionato e l'altro è un esercizio che secondo me ha poco senso d'essere, perché sono campionati diversi, e con appunto una frequenza di gol diversa, con un'interpretazione della fase difensiva diversa. Detto questo, sicuramente lo sappiamo, non brilla per quello il suo gioco, però cioè, voglio dire, comunque è un allenatore con delle idee. A noi serve un allenatore che possa dare delle idee, che non riduca tutto all'uno contro uno, spasmodico in qualsiasi zona di campo, che possa dare diciamo un equilibrio, che è la parola chiave che io per tutto lo scorso anno ho detto che è stato quello che ci è mancato, che non è tanto solo fase offensiva e fase difensiva, abbiamo tanti giocatori che hanno segnato tanto ma perché la coperta era troppo corta da una parte, perché abbiamo completamente trascurato la fase difensiva e questa cosa qua ci si è ritorta contro, quindi in realtà il fatto di segnare tanto serve fino a un certo punto, se poi per dire nei big match non segni e subisce basta, serve l'equilibrio, così perlomeno quando non riesci a segnare non lo subisci, sarebbe già qualcosa. E quindi non è detto che poi in realtà un altro allenatore non possa, anche uno votato al calcio offensivo, non possa comunque portare un po' più di equilibrio e organizzazione, perché a noi quest'anno è mancata totalmente l'organizzazione, abbiamo avuto una difesa completamente esposta agli attacchi avversari e quindi è anche difficile poi andare a dare delle colpe ai singoli, seppur ci siano, perché poi non ha brillato nessuno dei nostri. Però ripeto, bocciare totalmente i vari Tomori, Ciao e company è prematuro nel momento in cui è mancato totalmente questa roba qua. E a tal proposito, è passata quasi inosservata comunque una bella stoccatina che è arrivata di Pulisic a Mister Pioli, che tra le altre cose ha dichiarato che comunque riguardo proprio al doppio confronto con la Roma in Europa League, che in realtà sia stato affrontato male, secondo lui, a livello strategico. Cioè lui ha detto non abbiamo avuto abbastanza cura della fase difensiva. Diciamo per la voglia, diciamo quasi spasmodica di attaccare, abbiamo trascurato completamente la fase difensiva e siamo diventati troppo vulnerabili dietro, quindi la strategia non è stata quella giusta. Cioè lui ha parlato molto chiaro, questa è passata un po' così sotto traccia, forse perché siamo a fine stagione, ma è stata una bella stoccatina a Mister Pioli.
Perché comunque, insomma, tu stai dicendo che il tuo allenatore non ti ha messo nelle condizioni comunque di, appunto, essere più equilibrato, di subire un po' meno gli attacchi della squadra avversaria. Quindi in un certo senso, che poi guarda un po', ci si accorge tutti dopo, dalla stagione intera che eravamo preoccupati dalla fase difensiva. Poi vabbè, c'è da dire che lui magari se ne esce adesso con questa dichiarazione perché adesso che può farla, perché adesso che sa che Pioli non sarà più il suo allenatore. Però insomma, questo la dice lunga anche su quelle che sono le dinamiche che noi non conosciamo dello spogliatoio, perché senz'altro probabilmente in realtà anche i giocatori stessi si sono resi conto che non sono stupidi, che qualcosa non andasse, che comunque questo problema ci fosse, ma si fa finta di essere una famiglia felice, di dire siamo arrivati secondi perché l'Inter ha fatto qualcosa di anormale, pazienza, noi abbiamo fatto il massimo. No, in realtà sono consapevoli anche loro che non va bene subire tre gol a partita e che evidentemente, oltre alle caratteristiche dei giocatori che sicuramente mancavano in rosa, perché ripeto, di giocatori adatti a fare un certo tipo di gioco difensivo ne abbiamo pochi, anzi zero a centrocampo, però insomma comunque è stato anche un discorso a volte probabilmente di strategia e di posizionamento, perché comunque puoi avere anche dei giocatori tendenzialmente offensivi, però se li tieni un po' più prudenti, un po' meno votati tutti a andare allo sbaraglio, magari qualche gol in meno lo subisci, insomma. Ma sono discorsi anche un po' da bar, un po' elementari, su cui non voglio neanche troppo soffermarmi. Di certo quello che ci serve è un allenatore che possa ridare un po' più di struttura e di personalità, perché noi siamo mancati sempre nelle partite importanti, e questo dipende sì dall'allenatore ma probabilmente anche dalla mancanza di qualche pedina carismatica, che io spero arrivi in questo mercato, anche se ho i miei dubbi, perché a noi mancano e perderemo anche quei pochi che in teoria un minimo di carisma lo portavano, Giroud e Kier. Quindi serve e servirà rimpiazzarli con nomi all'altezza che possano portare personalità al Milan, e questa cosa a me preoccupa tanto, perché insomma non avendo un direttore sportivo mi auguro che, insomma, che le persone che adesso sono lì a decidere possano in un certo senso non so, avere le competenze necessarie per andare a scegliere i profili giusti, che non è facile, soprattutto quando devi andare a sostituire, a ricostruire quelli che sono stati dei capisaldi della nostra rosa negli ultimi anni, dei capisaldi anche della nostra rimonta alle zone che ci competono della classifica dopo anni di buio. Di certo le notizie su Fonseca non mi piacciono, non mi fanno piacere. Un allenatore che davvero mi fa molta paura, perché mi riporta tanto un senso di quel ritorno a quella mediocrità totale da cui siamo riusciti a fuggire solo qualche anno fa. Probabilmente magari poi sono tutte paranoie, poi in realtà alla fine anche un Fonseca messo nelle condizioni giuste può far bene, ma di certo se queste sono le premesse, la voglia di affrontare con entusiasmo questa stagione non c'è. Mi auguro che sia solo un nome buttato lì per poi, come dire, farci esultare il doppio, farci sentire un po' più sollevati nel momento in cui verrà annunciato il vero allenatore. Fonseca che tra l'altro, non l'abbiamo detto negli scorsi video, ma come molti di voi sapranno, ha mancato clamorosamente la qualificazione diretta in Champions all'ultimo turno, andando a pareggiare, se non sbaglio, col Nizza, e quindi riducendosi poi adesso a dover fare i preliminari. Ecco, questo è poi quello che sarebbe l'allenatore del futuro del Milan per i nostri dirigenti. Va bene ragazzi, fatemi sapere anche voi che ne pensate nei commenti. Io ripeto, penso di essere stato chiaro, dico ok, non sarà il nome da strapparsi i capelli, ma è anche vero che oltre a Conte non è che ci sono tanti altri nomi per cui strapparsi i capelli, quindi a questo punto tra i nomi proposti, tra le nuove proposte, tra i giovani, tra quelli che comunque hanno delle idee di calcio, io De Zerbi non lo butto via sinceramente, anzi è uno di quelli che mi sta un po' più simpatico, almeno porta un po' di milanismo e comunque delle idee di calcio, che è già qualcosa, che è già qualcosa per il nostro punto di partenza. Ci vediamo nel prossimo video, ogni giorno come sapete alle 12 sul canale, vi aspetto nei commenti, ciao a tutti.